Ragazzi, buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Anche oggi un video ovviamente dedicato al fai da te. Obiettivo di questo video era provare gli ultimi due materiali che mi mancavano appunto da provare e testarli e vedere com'erano. Mi sono piaciuti moltissimo. Tutti e quattro i materiali che ho preso questa volta dal sito di Global Land mi sono piaciuti tantissimo. Non saprei dire qual è il mio preferito perché mi sono piaciuti veramente tutti e quattro molto. Come vi stavo dicendo adesso, i materiali che vedete in questo video, ma che avete visto anche nei due video precedenti, sono materiali che ho trovato sul sito di Global Land. Di questo sito ve ne ho già parlato più volte. Per chi non lo conosce, vi lascio qua in parte delle immagini, insomma, che vi mostra più o meno la panoramica del sito. Cosa importante da ricordarvi di questo sito è che uno è dedicato ai materiali per il fai da te, qualsiasi tipo sia la vostra passione per il fai da te, quindi cucito, ricamo, perline, scrapbooking, timbri, tampi in silicone, cutter, c'è davvero di tutto. I prodotti vengono aggiornati sempre, quindi c'è sempre roba nuova. Il sito offre sempre tantissimi sconti, tantissime promozioni che cambiano in base anche al periodo. In più, se volete, c'è anche il mio codice sconto che è Serena10 e ve lo lascio qui, ovviamente, ma anche giù nell'info box insieme al link del sito e al link dei prodotti. E niente. Quindi, se avete bisogno di qualcosa, per me quel sito è assolutamente consigliatissimo. I prodotti che ho provato sono validi, quindi se avete bisogno di qualcosa, lì trovate quello di cui avete bisogno sicuramente. E niente, io smetto di parlare, invece andiamo a realizzare il nostro progettino fai da te di oggi. Incomincio andando a prendere un filo di ferro piuttosto spesso e resistente, un pezzo abbastanza grande da realizzare una coroncina della dimensione che mi piace di più. Ora prendo le mie perline di legno e le infilo nel fil di ferro un po' alla volta. Questa è la parte più lunga di tutto il progetto, ma vi assicuro che è anche la più rilassante. Una volta che ho ultimato di riempire tutto il mio cerchio di fil di ferro con le perline, taglio ovviamente il fil di ferro in eccesso. Adesso con gli strumenti che ho io è stato un procedimento un po' difficile, ma con un po' di pazienza ci sono riuscita. Ora do forma al mio fil di ferro aiutandomi con un coperchio. Praticamente infilo il coperchio al centro del mio cerchio e incomincio a tirare il fil di ferro più che posso, in modo da dargli la forma più tonda possibile. Alla fine vado a bloccare le perline andando a girare l'estremità del fil di ferro, formando una specie di asolina da entrambe le parti, ma su un lato, prima di chiuderlo completamente, inserisco l'asolina che avevo precedentemente realizzato in modo da chiudere completamente il cerchio e tenerlo bloccato in questo modo qua. Ora prendo un foglio di carta. Appoggio sopra il mio cerchio di perline, disegno la circonferenza del mio cerchio e questo mi servirà per avere più o meno le misure di riferimento e poi disegno a mano una scritta che poi utilizzerò per decorare la mia coroncina. Nel mio caso scrivo Hello Fall, io lo scrivo a mano perché ne sono capace, se voi non ci riuscite potete comunque stamparlo utilizzando delle immagini dal PC. Ora prendo un fil di ferro più fine rispetto a quello che ho usato precedentemente, è più morbido, abbastanza lungo e lo riempio con delle perline colorate sui toni dell'arancione. Queste perline fanno parte di un kit che avete visto nel video precedente. Un kit che serve appunto per realizzare dei braccialetti a tema autunnale. Riempio completamente il mio fil di ferro con queste perline qui e poi utilizzando la scritta che ho precedentemente realizzato sul foglio di carta e utilizzandola come linea guida, vado a scrivere questa parola andando a piegare il fil di ferro seguendo la scritta che ho realizzato sul foglio. Ora voglio realizzare una nappina e quindi prendo il mio spago,
taglio due pezzettini di filo non troppo grandi, uno lo posiziono sulla parte superiore della mia mano, sopra l'indice, mentre l'altro lo inserisco tra l'indice e il medio. Questi qua mi serviranno poi per chiudere la nappina. Ora prendo un altro spago e lo giro attorno alle mie dita. Faccio 4-5 giri, taglio lo spago in eccesso che non mi serve più. Ora fisso i fili utilizzando lo spago che avevo inserito tra l'indice e il medio e faccio un nodo per fermare lo spago, appunto. Sfilo lo spago dalle dita, stringo ancora bene lo spago per fissarli ancora meglio, faccio un nodo anche con lo spago superiore, taglio ora lo spago in eccesso e vado a tagliare anche la parte inferiore dove ci sono le asolette dei giri dello spago. Taglio anche eventualmente il filo in eccesso e ora con una spazzolina vado a pettinare lo spago in modo da aprire bene tutti i fili. Se necessario vado a regolare ancora la lunghezza dei fili e voilà, la mia nappina è pronta. Vi assicuro che è più facile da realizzare che da spiegare. È arrivato per me il momento di decorare la mia coroncina di perline, quindi con uno spago ho realizzato il gancetto che vado a posizionare ovviamente esattamente dalla parte opposta dove ho chiuso il cerchio. Poi prendo le mie nappine e le posiziono più o meno al centro a due altezze diverse, aiutandomi ovviamente con la colla a caldo. Continuo a decorare la mia coroncina utilizzando delle foglie che ho realizzato io, però per vedere come ho realizzato queste foglie dovete aspettare il prossimo video. E le incollo tutte più o meno sulla parte inferiore del cerchio, ultimando con una al centro. Aggiungo anche una pignitta, sempre al centro, un fiocchetto arancione per riprendere i colori dell'autunno e anche qui con una piccola pignetta. Ora vado a recuperare la scritta che avevo realizzato in precedenza e la vado a fissare alla mia coroncina con il fil di ferro che ho tenuto apposta in eccesso e andandolo ad arrotolare intorno alla coroncina tra una perlina di legno e l'altra. Ed ecco qui, questo è il risultato finale del progettino fai da te una volta finito, un progettino che ho pensato appunto per essere appeso, non so, alla porta d'entrata, a qualche anta dell'armadio, al muro, dove volete. Difficoltà che ho avuto nel realizzare questo progettino fai da te principalmente sono: 1. Tagliare il fil di ferro che ho utilizzato per fare appunto il cerchio con le perline di legno, ma era necessario un ferro così grosso secondo me, però se avete consigli datemeli che io vi ascolto e comunque sono sempre molto utili e mi aiutano anche ad imparare cose nuove. Secondo me era necessario per comunque continuare ad avere la stessa forma anche nel tempo e anche una volta appeso, sì, per non rischiare insomma che con il tempo, magari con il peso, si storga. Altra cosa, le nappine secondo me non le ho appese nel posto giusto, probabilmente avrei dovuto farle più lunghe e magari più numerose e appenderne di più intorno al cerchio. La scritta Hello Fall alla fine è rimasta soltanto la scritta Fall, perché la scritta Hello non ci stava effettivamente nel cerchio. E altra cosa che non mi piace è che probabilmente, anzi togliamo il probabilmente, era meglio se utilizzavo un unico colore. E ultima cosa, il mio progetto iniziale prevedeva di non realizzare la scritta Hello Fall con le perline, ma con lo stesso spago che ho utilizzato per il gancino per appenderle o per fare le nappine. Io nella mia testa, non so per quale motivo, questo spago qui era più grosso. Nella mia testa, pur avendo letto le misure, doveva essere più grosso. Quindi quello che volevo fare io era infilare il filo di ferro, quello più fino che ho utilizzato per la scritta, all'interno dello spago per poi piegare appunto lo spago e dargli la forma della parola. In realtà non ci sono riuscita per due motivi: il primo appunto perché lo spago è troppo fino, il secondo perché non riesco
effettivamente ad inserire questo fil di ferro in quello spago, perché il fil di ferro è troppo morbido e non riesco praticamente ad infilarlo dentro lo spago. Quindi sono stati una successione di errori che mi hanno portato poi comunque a questo risultato finale. Mi piace? Ni. Aspetto di leggere tutti i vostri commenti, di sapere cosa ne pensate, conoscere il vostro pensiero insomma sul risultato finale. Casomai riproverò in futuro a sistemarlo esattamente come ce l'avevo in testa, modificando i materiali, cercando qualcosa di più opportuno. E niente, con questo è tutto. Io aspetto, come vi dicevo prima, tutti i vostri commenti sotto nel video, non vedo l'ora di leggerli, di rispondervi soprattutto. Vi ricordo che giù nell'info box trovate i link del sito dove ho trovato i materiali, i link dei materiali e anche il mio codice sconto. Per chi ne ha voglia, mi trovate anche su Instagram tutti i giorni e lì abbiamo anche la possibilità di conoscerci meglio. Quindi chi ha voglia, vi trovate anche su Instagram. E niente, con questo è tutto. Io vi ringrazio per aver guardato anche questo video e noi ci vediamo tra pochissimo in un nuovo video. Ciao!